Ivano, non poteva esserci un esordio migliore, la Massese ha vinto, anche se hai preso due reti su palla inattiva, però l'importante era prendere questi tre punti contro una squadra tra le più importanti del girone. Sì, la classifica diceva questo perché comunque eravamo indietro. Sono contentissimo per la vittoria perché era quello che chiedeva il mister, la società, tutti, quindi era importante i tre punti. Poi normalmente a livello personale aver subito due gol all'esordio sì, dà un po' fastidio, però sì, c'è tempo per lavorare, quindi abbiamo una settimana davanti per preparare la prossima partita. C'è stato, mi sembra, un tiro pericoloso da fuori dove insomma ti sei espresso molto bene respingendo, credo che fosse Taddei ma non sono sicuro dell'autore del tiro, però non è che questa, a parte le palle inattive, questa Unione Sanremo ti abbia, diciamo così, tanto impensierito? Sì, a parte quelle due occasioni che comunque hanno creato loro, faccio i complimenti alla mia difesa che ha fatto una grande partita anche sulle palle inattive, è vero c'è da migliorare un po' di attenzione, ma sono stati comunque bravi perché sono state tante palle inattive e hanno fatto molto bene. Hai una grande esperienza in Serie C, adesso ti sei calato in questa avventura di Serie D, se hai maturato, diciamo così, un'opinione dopo questa prima partita, che cosa ti aspetterà in questa nuova categoria? Mi aspetterò sicuramente tutte partite difficili perché ogni squadra vuole fare bene e soprattutto contro una squadra con la caratura della Massese penso che tutti quanti vogliono fare ancora meglio perché sanno che comunque ci sono giocatori importanti nella nostra squadra, quindi sarà un campionato molto difficile per noi dove dobbiamo dimostrare tutto il nostro valore, soprattutto i ragazzi più grandi, e quindi c'è da pedalare, come si dice. Recentemente hai giocato molto in Toscana, è diventata un po' la tua regione di adozione, Pistoia se non ricordo male, Ponte Aegola. Sì, questo è il terzo anno diciamo che gioco in Toscana, mi trovo molto bene, soprattutto anche perché la mia famiglia è da un po' di tempo che si è trasferita a Firenze, quindi riesco a fare entrambe le cose, stare a casa e giocare a calcio, quindi sto molto bene in Toscana e spero di continuare a starci. Come l'hai visti i tuoi compagni in questi quattro giorni di allenamento più la partita? Come li potresti classificare in una ipotetica tua classifica personale del girone? No, non li classifico, sono tutti ottimi giocatori ma soprattutto bravissimi ragazzi e bravissimi uomini, quindi non c'è bisogno di classificarli. So che dimostreranno il loro valore domenica per domenica, quindi non c'è bisogno di fare classifico o altro. Adesso si pensa a domenica, poi una partita dopo l'altra vediamo a maggio dove saremo, ma adesso fare classifiche per me è inutile. L'impatto con Zanetti, un allenatore diciamo giovane però con una grandissima esperienza da calciatore. Sì, vabbè, è giusto, il mister parla la carriera, quindi non ha bisogno di presentazioni. Poi, conoscendolo, è una grande persona, quindi... Personalmente come ti sei trovato? Bene, bene, benissimo, ma alla grande, quindi non c'è niente da dire. Ma anche con il preparatore dei portieri, con la società, quindi non c'è niente da dire, anzi. Domenica prossima c'è una Ghivizzano-Borgo Ammozzano che fino ad oggi sembrava una squadra un po' in disarmo, nonostante i nomi la componessero fossero nomi altisonanti per la Serie D, e invece è andata a conquistare un pareggio direi importante sul terreno della Savona, quindi anche la Ghivizzano si presenta come un ostacolo duro da superare per la Massese. Sì, ma l'ho detto prima, la Serie D ma anche la Serie C, quindi non c'è tanta differenza, è un campionato molto, molto a livello mentale, quindi se non sei pronto puoi fare brutte figure con chiunque, anche se ti chiami Massese, se ti chiami Savona e giochi con chiunque. L'ho provato sulla mia pelle giocando al tutto cuoio dove magari ti deridevano per il nome, però poi la domenica con la fame, con la cattiveria, quella che dobbiamo mettere noi, vincevi le partite e portavi i punti a casa, quindi la Serie D è così, vai a giocare sì magari non in campi bellissimi, non in stadi, ma devi fare la differenza mentalmente perché è solo quello ti può aiutare. Grazie.